Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In primo piano l'emergenza sanitaria con l'ordinanza firmata questa mattina dal governatore De Luca che dispone la chiusura dei locali pubblici alle 23. Il governatore della Campania ieri ha incontrato il ministro dell'Interno e il capo della Polizia per chiedere un potenziamento dei controlli per garantire il rispetto delle ordinanze e far fronte ai comportamenti irresponsabili, previsto l'uso dell'esercito. Poi la cronaca, il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza, un lungo weekend di controlli a Napoli e provincia, a Torre del Greco, due persone sono state sanzionate in due agenzie di scommesse perché non indossavano la mascherina. Prosegue il viaggio di TV City nelle scuole del territorio. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, questa mattina con le nostre telecamere siamo stati al Liceo De Bottis di Torre del Greco e al Tilger di Ercolano. In chiusura la consueta pagina sportiva del lunedì con la Turris, esordio di campionato con una vittoria di misura dei Corallini, domenica a Liguori con la Virtus Francavilla. Ascoltiamo i primi commenti di mister Fabiano e della dirigenza. Questo ed altro, guardiamo i servizi. La situazione coronavirus in Campania peggiora ogni giorno di più. Registrati ieri 412 casi positivi su 7.250 tamponi, un record negativo che vede la Campania diventare la regione più colpita dal Covid-19 in Italia. Ieri mattina il governatore campano Vincenzo De Luca ha incontrato al Viminale il ministro dell'Interno Luciana Lamorghese e il capo della polizia Franco Gabrielli con una richiesta chiara: più controlli per le strade. Durante il meeting si è rilevata l'esigenza di sollecitare un impegno straordinario delle forze dell'ordine e dell'esercito per contenere la crescita della curva dei contagi. È del tutto evidente, ha dichiarato il presidente De Luca, che senza la responsabilità e l'autodisciplina di ogni cittadino i problemi sono destinati ad aggravarsi. Ma le azioni che si metteranno in campo nelle prossime ore, anche in relazione a nuove ordinanze nazionali e regionali, serviranno ad isolare ed eliminare situazioni di responsabilità. In vigore da poche ore l'ordinanza numero 77 emanata da De Luca, che prevede la chiusura dei bar, pub e ristoranti alle 23 e l'obbligo delle mascherine anche all'esterno. Intanto pronto anche il nuovo DPCM al vaglio del Consiglio dei Ministri, che con ogni probabilità sarà varato mercoledì dopo il passaggio di martedì in Parlamento. Il governo è intenzionato a impedire alle regioni di poter emettere ordinanze meno restrittive rispetto alle linee imposte da Palazzo Chigi. Il nuovo DPCM vedrà l'obbligo delle mascherine all'aperto per impedire contatti troppo stretti all'uscita delle scuole, ma anche fuori dai locali pubblici. Anticipare alle 23 o al massimo a mezzanotte l'orario di chiusura dei locali come bar e ristoranti. Ma questa norma sarà discussa coi governatori per non incidere in maniera ancora più forte su un settore già in crisi economica. Un massimo di 200 persone per cerimonie, come matrimoni e battesimi, con divieto di ballo. Rimane intanto in vigore il divieto di assembramento, così come la volontà di intensificare i controlli. Weekend di controlli da parte della Guardia di Finanza nel rispetto delle misure di contenimento Covid-19. In totale, tra venerdì e domenica, sono state controllate su tutta la provincia 472 tra persone e attività commerciali, 28 le sanzioni complessive. Multato il titolare di una pizzeria di via Cavalcavia. Nel locale non venivano indossati i dispositivi di protezione individuale e all'esterno si formavano assembramenti fuori controllo, scoperti contestualmente anche 7 lavoratori in nero. La compagnia di Pozzuoli ha sanzionato 5 giovani che non indossavano i dispositivi di protezione e ha verbalizzato il titolare di una friggitoria perché uno dei dipendenti non indossava la mascherina. L'attività commerciale rimarrà chiusa per 5 giorni.
La compagnia di Torre del Greco, presso due distinte agenzie di scommesse, ha sanzionato due persone che non indossavano le mascherine. Inoltre, emerse dalle verifiche situazioni illecite non legate al virus. In particolare, in via Partenope, denunciato un cittadino italiano alla guida della propria auto sorpreso senza patente. In piazza Dante, invece, sequestrati alcuni grammi di hashish ad un giovane immediatamente segnalato alla prefettura. A seguito di una segnalazione, sequestrati tra via Fratelli Grimm e via Bronzi di Riace 4 kg di sigarette di contrabbando, con conseguente denuncia a un sessantenne. La compagnia di Giugliano, in Campania, ha sequestrato un locale dove sono stati scoperti 540 capi di abbigliamento contraffatti, denunciati due responsabili. La compagnia di Torre Annunziata ha sequestrato in via Roma quasi 10 kg di sigarette di contrabbando nei confronti di un 25enne di Bosco Reale. La compagnia di Casalnuovo, nel corso di un controllo in un appartamento, ha sequestrato diversi accessori per telefonini con noti marchi di fabbrica contraffatti, denunciato un quarantenne. Un appello ad essere studenti responsabili ed autonomi. È quello che arriva dalla dirigente scolastica del liceo classico Gaetano De Bottis di Torre del Greco, Letizia Spagnolo. Dopo tanti rinvii, dopo tanta attesa, ricomincia la scuola. Quali sono state le sue sensazioni e le sue emozioni? Questo rientro lo aspettavamo da 7 mesi. 7 mesi, quasi una gestazione della ripartenza della scuola. Le sensazioni sono state tra commozione, entusiasmo, emozioni profonde. Vedere questi alunni il primo giorno di scuola che si apprestavano a varcare la soglia del nostro istituto è stato per me ha dato il senso della mia professione. Riportarli, rivederli a scuola, che è il loro, come dire, contesto naturale. Ho notato che i ragazzi hanno contenuto il loro entusiasmo, si sono apprestati come entrare in un luogo sacro, che per noi la cultura è un luogo sacro. La loro compostezza, il loro rispetto delle regole. Commozione ed entusiasmo, i sentimenti che hanno accompagnato l'avvio dell'anno scolastico dopo 7 lunghi mesi. La stessa emozione negli occhi della preside, che ai microfoni di TV City ha spiegato la nuova organizzazione dell'istituto per garantire la sicurezza degli alunni, con ingressi scaglionati e l'avvio della didattica digitale integrata, secondo le linee guida indicate dal MIUR. Quali misure di prevenzione ha adottato il vostro istituto? Il nostro istituto ha adottato le misure di prevenzione che sono previste dal Comitato Tecnico Scientifico, quello di evitare gli assembramenti, quindi un ingresso scaglionato. Il biennio entrerà alle 7.45, il triennio alle 9.45, per evitare poi che l'uscita fosse in qualche modo, diciamo, dovesse procurare qualche assembramento. Essendo noi scuola di secondo grado, abbiamo potuto realizzare la didattica digitale integrata, cioè significa che una parte di alunni sarà presente in classe, l'altra diciamo, parte di alunni, per motivi di sicurezza non possono stare in classe, seguiranno a distanza. Una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. Che anno scolastico sarà, secondo lei? Un anno scolastico è sicuramente diverso da quello che abbiamo sempre avuto, penso che sia poi anche unico nella storia della scuola italiana, ma un anno scolastico con delle regole in più, che poi sono semplici da rispettare, che è quello del distanziamento, l'igienizzazione delle mani, la mascherina, evitare gli assembramenti. Queste sono le regole che si aggiungono alle regole normali della scuola. E infine un augurio a tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare quest'anno scolastico.
Io ho girato per le classi perché non ho potuto quest'anno, come gli altri anni, accoglierle tutte insieme. L'augurio che ho fatto ai miei alunni è quello di dimostrare a se stessi, non agli altri, ma a se stessi, di avere un forte senso di responsabilità, di autonomia, perché anche quando i ragazzi non sono a scuola sono collegati alle 8:15 comunque a distanza, e quindi questo significa anche dare dimostrazione anche di senso di responsabilità e di autonomia. Sarà sicuramente un anno scolastico diverso, concluso la preside Spagnuolo, ma non per questo meno importante. Ognuno deve fare la propria parte. L'augurio che dico ai ragazzi è quello di vivere quest'anno come un anno speciale, ma anche un anno transitorio, e quindi mettere in atto tutte le indicazioni che chiaramente la famiglia, la scuola diamo, e confido comunque in un grande senso di responsabilità di tutti. Ovviamente, ho detto che ognuno di noi farà la sua parte, e se così insieme ce la possiamo fare. Inizia all'Istituto Adriano Tilger di Ercolano la visita per le scuole. Per parlare della ripartenza didattica in presenza, di quali sono le mancanze, di quali sono le necessità, di cosa sta accadendo durante questi primi giorni di lezione. Da pochi giorni le porte della scuola si sono riaperte per accogliere nuovamente i ragazzi in presenza, quindi accantonando la didattica a distanza di questo lungo periodo di Covid per riprendere le lezioni tra i banchi. La nostra sfida era quella di riprendere dopo 8 mesi di lockdown, no? Cioè di allontanamento di fatto dei ragazzi dalla scuola, era quello appunto di riprendere questo contatto, di ricostruire tutta questa serie di rapporti tra ragazzi, tra alunni, tra alunni e docenti e la scuola chiaramente. Alcuni studenti hanno appunto lamentato la mancanza in alcune aule di banchi adeguati. In un'aula più di 8 alunni e 8 banche non ci possono stare. Sarebbero state necessarie avere tutte banche in monoposto, ma noi finora le scuole, nessuno, pochissime scuole in Italia hanno il monoposto, hanno tutti il biposto, e quindi stiamo tutti in attesa, ma non solo noi, ma tutte le scuole d'Italia, tranne poche fortunate, di questi famosi banchi in monoposto che in qualche modo ci dovrebbero risolvere almeno in parte il problema, sia da parte del Ministero sia anche da parte della città metropolitana, ma finora di questi banchi noi non abbiamo avuto nessuna notizia, per cui tutti i vecchi banchi che erano biposti sono stati utilizzati come monoposto, e quindi è chiaro che servirebbero il doppio dei banchi dell'anno scorso. In più noi siamo una scuola in crescita, già come numero di classi rispetto all'anno scorso ci vorrebbero il doppio, ma in più abbiamo classi in aumento, 4-5 classi in più, e quindi già anche questo ha comportato poi una difficoltà maggiore rispetto all'anno passato. Quindi la scelta appunto della dirigenza è stata quella di trovare degli escamotage, dei metodi alternativi comunque per riunire la classe e per far sì che si potesse procedere con una didattica in presenza e non con una didattica a distanza. Sì, assolutamente, cioè, per noi la didattica a distanza è, non dico una sconfitta, ma ce la riserviamo come una seconda possibilità, una seconda scelta, ma non in questa fase. In questa fase la cosa più importante era appunto riprendere questo contatto diretto in presenza con la scuola, anche perché noi gli spazi li teniamo, abbiamo laboratori ed altro, per cui tutta una serie di soluzioni rispetto all'organizzazione statica di una scuola di una volta ce le siamo comunque inventate. Come si è organizzata per riprendere, diciamo, questi primi giorni di didattica in presenza dopo il lungo periodo di chiusura? Per quanto riguarda praticamente le classi che non sono prime, quindi quelle che non riguardano i nuovi arrivi di nuovi alunni, noi abbiamo attivato Google Classroom, ma già da diversi anni, quindi con loro ne viene abbastanza naturale che ci possa essere una didattica in presenza e a distanza alternata, perché gli alunni sanno già, ovviamente, con le prime, per esempio, poiché temiamo molto quello che può essere lo sviluppo dei contagi e in generale, voglio dire, della situazione sulla frequenza scolastica nelle prossime settimane. Io ho immediatamente attivato, non appena li ho visti il primo giorno, una Google Classroom
sia o due prime quest'anno. Quindi in entrambe le classi ci siamo immediatamente attivati per avere e mantenere un contatto con i ragazzi. Secondo me, in un periodo di emergenza di questo tipo, è importante che ci sia uno spirito di collaborazione e di dialogo, ed è estremamente importante che questo dialogo non sia solamente tra docenti e docenti, ma che includa gli alunni, che includa le famiglie, che siano assolutamente sempre messe al corrente di tutto quello che noi stiamo organizzando e facendo. Lei ha contatto diretto quindi con i ragazzi, come è stato dal punto di vista sociale rivedersi, riprendere contatto con la scuola, con gli insegnanti e con i compagni? È stato estremamente positivo, a mio avviso, avere la possibilità di vedersi, di incontrarsi dopo 6-7 mesi. Quindi ritengo che sia assolutamente positiva, voglio dire, l'occasione di rivedersi, anche se c'è qualche piccolo problema e non li faccio scrivere qualora non abbiano i banchi, però è importante che ci siamo visti. Inizia nel migliore dei modi la stagione della Turris, con una vittoria di misura inflitta alla Virtus Francavilla per 1-0. Decisiva la rete di Luca Giannone, che con un tiro da fuori area regala i primi 3 punti stagionali alla squadra di Torre del Greco. Una prestazione convincente, caratterizzata da intensità e personalità sin dai primi minuti. Io penso che la Turris abbia imbattato una grande partita all'inizio, sapendo di incontrare una squadra importante. Ma questa squadra importante, ragazzi, ha fatto due tiri in porta. Uno ha fatto un cross il primo tempo e al 95esimo siamo stati un po' ingenui perché pensavamo che era finita. Loro hanno avuto un'occasione, però penso che la Turris ha dimostrato di avere personalità, di avere gioco e di avere soprattutto grande intensità. Io penso che ho contato perlomeno 5 palle di. Anche il patron corallino Antonio Colantonio si ritiene soddisfatto della prova messa in campo dai padroni di casa. Ma meglio non poteva andare a finale, perché il risultato è una cosa importante, la vittoria. Ma io ho visto una Turris ben messa in campo, una Turris che al primo tempo ha fatto divertire. Abbiamo avuto un sacco di occasioni, nel secondo tempo magari è chiaro che se avessimo la possibilità di fare 90 minuti sempre con la stessa intensità, non saremmo una squadra normale come tutti. Abbiamo dei momenti, però chiaramente proprio nel secondo tempo, quando ci sono stati dei momenti ancora più blandi del Francavilla, abbiamo avuto 4-5 azioni dove dovevamo raddoppiare. Se fosse arrivata la Birfa al 94esimo, 95esimo, adesso non lo ricordo bene, chiaramente la Turris non l'avrebbe meritata quella Birfa, perché questa è una vittoria che secondo me ci sta tutta e la Turris la merita tutta. Il sistema di gioco, che prevede l'uso del trequartista, sembra piacere al tecnico corallino, che per il momento preferisce dare continuità al modulo. Ma per adesso la squadra sta assorbendo abbastanza bene questo sistema. Da pensare che io da 5 anni non ho mai fatto questo sistema di gioco. Però vedo che la squadra assorbe bene questo sistema e quindi è importante dare continuità a questo. In ogni modo non sono importanti. Sono importanti i principi e l'interpretazione dei giocatori. I giocatori la interpretano alla grande, quindi va bene così. Prima vittoria stagionale portata a casa in uno stadio deserto, a causa delle normative anticontagio. Lo stesso Colantonio ha scritto una lettera al presidente della regione Vincenzo De Luca, nella quale chiede una riapertura seppur parziale degli stadi. Ma non abbiamo avuto risposta da parte del presidente De Luca, quindi non c'è stato né un sì né un no. Dalla riunione che abbiamo fatto via Skype con gli altri presidenti, con la riunione di Lega, il presidente Chirelli mi sembra che abbia detto che forse ci sarà una parziale riapertura. Io dico che allo stato attuale nessuno può dire nulla, perché se non si vede la situazione sanitaria non possiamo noi società spingere. Ci deve essere chiaramente un modo di fare equo per tutti, però non dovremmo essere noi a spingere lo stadio aperto per avere poi
delle negatività in maniera comune. Nel corso della conferenza stampa post-gara è intervenuto anche il direttore Rosario Primicile, che si ritiene soddisfatto della rosa a disposizione, lasciando comunque aperta la porta ad un possibile colpo last minute. Oggi la Turris ha dimostrato che abbiamo una rosa comunque competitiva, perché se tu vedi anche nei nostri campi sono entrati giocatori come Lorenzini, come Dadart, Pandolfi, lo stesso Daspone, lo stesso Brandi, c'era ancora Santo Medico. Quindi non è che come abbiamo, non dimenticavamo che oggi c'era Longo, Alba, D'Alessandro out. Quindi non dimentichiamo che comunque in rosa abbiamo dei ragazzi validi e dobbiamo anche sfruttare quello che abbiamo. Di certo che se dovessimo cambiare l'occasione dell'ultimo minuto è più, diciamo, è più che ci decide, è qualcosa di più. Se dovesse arrivare che ci dà una mano, perfetto, altrimenti la Turista ci è forte così. Grazie a tutti della cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete scriverci all'indirizzo redazione@tvcity.it o per sms e whatsapp il numero è 340 6561 484. Arrivederci a domani per una nuova edizione aggiornata del nostro TG.